Basta andare nelle periferie e Sala non l'hanno più visto, forse lo rivedranno poi nelle diverse campagne elettorali, ma io dico sempre che Sala in periferia non si fa mai vedere, quando si fa vedere è tipo per lui andare allo zoo, no? Tipo si gira e dice, oh, un povero, guarda, oh, guarda, camminano come noi. Secondo me è più o meno questo lo stile. È un provvedimento che il sindaco fa esclusivamente per fare cassa, si introduce l'area B, si aumenta il biglietto dell'ATM, dato che tutte le aliquote oramai sono al massimo, cioè l'addizionale IRPEF per intenderci è già al massimo consentito dalla legge, la stessa cosa dei rifiuti, quindi cosa fa? Ci si inventa l'area B con la scusa dell'ambiente quando secondo gli studi fatti dalla Regione Lombardia comunque ad inquinare sono sicuramente altre cose come per esempio le caldaie. Io avrei investito maggiormente sui servizi pubblici, avrei consentito a tutte le periferie di Milano, per esempio, di avere dei mezzi pubblici adeguati e non solo in centro. Il problema qua è l'importo del biglietto unico. ATM ha un utile importante, Sala non utilizza, non dice come verrà utilizzato. Io se fossi stata sindaco di Milano avrei prima utilizzato l'utile di ATM, avrei fatto poi degli studi su quanto mi costa e quanto guadagno dal biglietto unico e da lì avrei operato la tariffa. Dopodiché io sono assolutamente favorevole al biglietto unico, però bisogna intendersi, cioè il centrodestra ha lasciato il biglietto a 1 euro. Pisa Pia arriva come primo provvedimento, lo porta a 1,50 euro e Sala decide di portarlo a 2 euro. Quando hanno protestato fuori da Palazzo Marino io mi sono confrontata con molti ambulanti che ovviamente hanno un serio problema, non sono previste delle deroghe per loro. Le deroghe sono previste, se così si possono definire, solo per gli Euro 3 e gli Euro 4 e non per gli Euro 0, 1 e 2. Quindi anche sulle deroghe non sono state date delle certezze agli ambulanti, cioè saranno solo per un anno, saranno per 2 anni, saranno per sempre. Io sono per aumentare il trasporto pubblico locale a partire dalle periferie e a partire anche dalla cosiddetta Circle Line. Io abito in estrema periferia, io abito così tanto in periferia che da me non c'è nemmeno l'area B, quindi io avrò sotto casa la gente che circolerà tutto il tempo nella speranza di trovare un parcheggio per lasciare la macchina. E da me i mezzi pubblici non sono sufficienti. Basta andare nelle periferie, Sala non l'hanno più visto, forse lo rivedranno poi nelle diverse campagne elettorali, ma io dico sempre che Sala in periferia non si fa mai vedere, quando si fa vedere è tipo per lui andare allo zoo, no? Tipo si gira e dice, oh, un povero, guarda, oh, guarda, camminano come noi. Secondo me è più o meno questo lo stile.